Albano, il duetto con la figlia accende l'entusiasmo del pubblico. Un'esibizione tutta in famiglia tra Albano ed una delle sue figlie accende l'entusiasmo del pubblico. Non è Jasmine, di chi si tratta? Albano è sempre il padrone incontrastato della scena. Il cantante di Cellino San Marco ancora oggi, a 78 anni, continua ad esibirsi in giro per il mondo. Prima della pandemia erano frequenti i suoi tour a tutte le latitudini. Uno dei viaggi più di successo compiuti nel periodo che aveva preceduto la diffusione su scala mondiale del virus lo aveva visto cantare per il pubblico dell'Australia, assieme a Romina Power. I due hanno scelto percorsi diversi nella loro vita privata, ma restano partner inseparabili sul palco. Ed Albano è sempre pieno di energie e di entusiasmo, microfono alla mano. Lui ha dato pur dei buoni consigli alla figlia Jasmine, la primogenita avuta da Loredana Lecciso. La ragazza, 20 anni, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo della musica, dedicandosi al genere trap, molto in voga tra i giovani d'oggi. Lui però ha un precedente con un'altra sua figlia. Una figlia che è l'orgoglio assoluto del papà. Correva l'anno 2011 quando Albano si esibì da vivo nel corso di un evento molto seguito e trasmesso anche in televisione. Era il festival di Autoradio quando accanto a lui si presentò una dei suoi figli. Si tratta di Christel Carrisi, che pur ha intrapreso un percorso artistico di un certo rilievo ai tempi. La ragazza oggi è mamma a tempo pieno di due bellissimi bimbi avuti dal suo compagno. Lui è Davor Luksic, sposato in Croazia nel 2016. Ed i due vivono proprio lì, nella capitale Zagabria, assieme ai figlioletti Kate Iron e Cassia Ilenia, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019. Christel è anche in dolce attesa del loro terzogenito. Lei compirà 36 anni il prossimo Natale. Ma è sempre bellissima, proprio come in quella circostanza di 10 anni fa. Dove colpì per la voce delicata ma al tempo stesso intensa. Ed Albano è sempre stato fiero di lei.